Mati, cinque e quattro macchiatetti, ci facciamo con i bisetti. Mario e poi ancora la cazzetta. Beppe, una curiosità, guardando appunto la partita del Bari, abbiamo visto il Bari che nei primi 10 minuti ha giocato allo spasimo e ha messo in difficoltà sicuramente il Palermo. E se fosse il Palermo, va aiuta con lo Juve Stabia ad aggredirlo nei primi 10 minuti in quella maniera così intensa e magari si porta in vantaggio. È una curiosità, eh. Guarda che noi l'abbiamo fatto spesso questo, quindi non è una novità per noi. Con lo Spezia siamo passati in vantaggio dopo 10 minuti, siamo passati in vantaggio dopo 3 minuti, sì, tra tante altre partite abbiamo avuto questo atteggiamento. Il fatto stesso col Bari è una cosa un po' particolare, casuale, perché con il Bari quello che ha fatto sì che il Bari potesse fare i primi 10 minuti, un quarto d'ora in quella maniera, che in mezzo al campo abbiamo perso 5-6 palloni, bravo, che usualmente non perdiamo. Okay. Nel momento in cui tu sei in ampiezza, che stai attaccato e perdi 5-6 palloni, sì, lo so. Tra virgolette, in mezzo al campo, è chiaro che dai l'opportunità agli altri di andare in contropiede nelle ripartenze. Quindi è quello che magari ci è successo nel primo quarto. Sì, ma io lo guardavo in prospettiva con la Juve. Noi dobbiamo non sbagliare, cercare di prendere in mano la partita, ecco, cercare di giocare fare il nostro tipo di calcio, di movimenti, di andare a credere, di andare a giocare, di andare a essere pericolosi, di andare a attaccare.